detto sul napolitano, comunque richiama la nostra attenzione sul presidenzialismo che è dilagato negli ultimi anni, non certo solo per colpa dei napolitani, ma tutto questo deriva dall'instabilità trasformistica che è stata indotta dal bipolarismo pseudo-stabilizzatore. Guarda caso, si fa il bipolarismo per stabilizzare, ma è falsamente stabilizzante, tanto che c'è una instabilità trasformistica perché il nuovo assetto dei partiti è tale che c'è un continuo trapasso, partiti, partitini, partitucci. E comunque tutto questo ha spostato in alto il livello del ruolo del governo, perché anche il governo ormai dipende solo dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, perché io dico, non voglio parlare di sparare sul quartier generale, non c'è più il napolitano, ma rivolgersi a Mattarella per dire: ma se c'è una crisi di governo, questo uomo tutti i giorni minaccia di sciogliere le camere perché ha paura che non gli votino le cose. È una cavolata, è una minaccia. Lui non ha nemmeno l'arma per sparare, dovrebbe essere Mattarella, ma Mattarella tace. Tace perché è una persona compita, tace perché forse ancora non sono maturate le condizioni per, ma io credo che un'iniziativa di denuncia di cose di questo tipo potrebbe anche partire e potrebbe essere anche un buon modo da comunisti per farlo. Ecco. E vabbè. C'è anche su questo punto un obbligo di iniziativa politica, perché un obbligo con proposte che noi possiamo elaborare. Io non voglio dire, sono proposte, tutte queste cose che io dico devono essere l'oggetto di una discussione che io propongo qui, a una discussione che deve continuare all'interno dell'associazione che vogliamo. Il fatto che una volta con Salvatore abbiamo parlato della riforma della Presidenza della Repubblica in chiave di fare un collegio, in chiave collegiale non vuol dire che sia, però discutiamola, noi possiamo proporre un Presidente della Repubblica che sia collegiale, una Presidenza della Repubblica collegiale che per esempio si situi in un luogo della Costituzione che va a sostituire il Senato, perché noi siamo a favore del monocameralismo eletto, quindi di una sola Camera eletta con legge elettorale proporzionale e di un Senato. Perché i comunisti tradizionalmente volevano una Camera. Perché noi siamo i comunisti. Ho capito, ma sono stati quelli che ne hanno fatti due nell'Assemblea Costituente. Due perché la proposta di altri. No, perché c'erano diverse legate. Non metto in discussione la tua fede. La tua fede e la tua differenziale. Io sono contrario, Presidente, ciò che sta venendo avanti è il tentativo di portare questa Repubblica a diventare presidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Allora io a questo contrappongo, come comunista che so io, naturalmente poi discutiamo, che siccome il Senato fu elettivo perché nell'ambito della Costituente ci fu una discussione tra chi voleva mantenere il Senato di nomina regia, ma guarda caso il regio non c'era più, c'era il Fante, e allora c'erano i Fanti e quindi era Calamandrei. Quindi se proprio volete tenere anche il Senato lo facciamo di nomina elettiva e con legge elettorale proporzionale, pur con questo riferimento agli ambiti regionali e così via. Però i comunisti, e io resto tale, no, mi hanno lasciato lì nell'89, capite? Io sono rimasto lì, gli altri hanno detto noi si fa un'altra cosa, vabbè, io resto qua. I comunisti, alla Costituente, Togliatti, Laconi ed altri, avevano proposto un Parlamento monocamerale. E sono d'accordo perché è più... Come gli altri non erano d'accordo? Ci fu un accordo.
mediazione fu questa. Che è sempre votato al Senato, e permette che le prenda. Se una cosa invece un monocameralismo su due camere. È vero, vabbè, sono paritetiche. Abbiamo funzioni diverse al Senato, ma ci hanno tolto il diritto di voto ai cittadini. Stai sfondando uno sciaffetto, sto cercando. Io sto spiegando come sono andate le cose nella storia di questo paese. E le idee che. Quindi si può tutto discutere. L'obiettivo è no, ma vorrei che ci fosse. No. Ciao Andrea, scusate. Andrea.